questo nostro consueto spazio di approfondimento che oggi ci porterà a parlare di una rassegna di arte sonora, Il suono in mostra. Forse qualcuno di voi avrà già visto qualche installazione in città. Oggi noi vi daremo qualche dritta, qualche indicazione per vederle tutte, se possibile. In studio con noi abbiamo uno dei curatori di questa rassegna, Antonio Della Marina. Buongiorno, buongiorno e benvenuto nei nostri ciao, studi. Buongiorno. Un saluto anche a Maurizio Ferrari, che è rimasto con noi. Ciao Maurizio. Buongiorno, pronti a darvi anche un po' di informazioni su quello che accadrà in città, ma non solo, anche aggiornamenti per quello che riguarda la cronaca di questa mattina. E c'è con noi anche Valentina Bearzi, che è in collegamento, come abbiamo visto prima, dallo spazio Ersetti, che è la sede dell'associazione che l'anno scorso ha dato il via a questo evento, ha ideato questa rassegna. La vedo in compagnia dell'altra curatrice, Alessandra Zucchi. Quindi Valentina, subito a voi la parola per iniziare a raccontare e a vedere anche qualcosa di questo suono in mostra. Sì, Angela, buongiorno. Come hai anticipato tu, a vedere che cosa succede in questa rassegna, ma soprattutto a sentire, perché si tratta di opere d'arte sonore. Come hai anticipato, siamo in Viale Volontari della Libertà, la sede dello spazio Ersetti, qui dove è nato il progetto del Suono in Mostra, e sono con Alessandra Zucchi. Uno spazio molto originale, una casa antica ristrutturata, dove all'interno c'è davvero uno spazio di arte contemporanea, sonora e anche un po' visiva, lo vediamo alle nostre spalle. Siamo in un ambiente un po' particolare perché è un ambiente chiuso, ovattato, in cui c'è questa installazione. Come è nata questa idea? Che cosa c'è alla base? Buongiorno a tutti, questa sede è la sede del nostro laboratorio. Spazio Ersetti è nato come per riuscire con Antonio Della Marina a lavorare sui nostri suoni, sulla nostra ricerca di suoni e immagini, in modo da creare un ambiente immersivo, completamente immersivo totale, da proporre come opera d'arte visitabile alle persone della città. Stavamo dicendo una sorta di sauna, nel senso che è un ambiente in cui si stacca completamente dall'esterno, in cui si entra e si aderisce, insomma, a un'altra dimensione. Esatto, l'idea è anche di cercare di far dimenticare il senso del tempo, in un certo senso, a differenza di un'altra installazione che vedremo con voi fra poco. Qui ci si toglie le scarpe, si entra in questo ambiente con la moquette bianca come vedrete, ci si toglie la giacca, le scarpe, si spegne il telefono e si vive l'installazione. Si può stare quanto tempo si vuole, è aperto durante l'anno il mercoledì dalle 6 di sera alle 10, alle 10 noi spegniamo e c'è chi si è addormentato, le reazioni sono varie, sono diverse. Noi abbiamo dovuto aprire un po' le finestre, quindi un po' si perde di quello che è il clima, Angela, perché altrimenti non avremmo potuto mostrarvi che cosa c'è all'interno, perché l'ambiente è davvero oscuro, isolato, perché è chiuso, non ci sono luci che provengono dall'esterno, ma ci sono solo delle proiezioni. Le proiezioni sono tutte fotografie di dettagli di architetture o di opere d'arte abbinate insieme per forma. Quindi sono estratte dal loro contesto, magari questa può essere una lampada che in realtà è piccola e che viene proiettata, ravvicinata a un buco nel soffitto della stessa forma circolare che viene scelta in abbinamento. Le immagini mutano molto molto lentamente, non pensiamo a un video da guardare, ma a un ambiente in cui immergersi, e così fanno i suoni. L'abbinamento cosa con stiamo i suoni, ascoltando, infatti? Sono suoni creati da Antonio Della Marina che programma al computer questa selezione di onde sinusoidali, ma meglio che ve ne parli lui perché io mi occupo della parte visiva. Dopo ovviamente Angela e l'ospite ci racconteranno come funziona questo festival. Noi andremo a vedere alcune delle opere che sono disseminate in giro per la città e in cui andremo a scoprire davvero dei luoghi del nostro centro storico in maniera differente. Andremo alla Torre dell'Orologio, proprio in pieno centro, in Piazza Libertà, e andremo insomma a raccontarvi un pochino quello che si può vedere. Sono 9 in tutto, quindi direi di cominciare. Sì, certo. Bene, allora ci spostiamo, Angela, ci spostiamo qua da Viale Volontari e ci rivediamo fra pochissimo.
Perfetto, grazie, grazie Valentina, grazie ad Alessandra Zucchi per questo primo collegamento. Un architetto e un musicista che hanno messo assieme le rispettive competenze, le rispettive professionalità per dar vita a questa rassegna che è giunta al secondo anno. Ma in realtà ci racconti, Antonio, com'è nata questa idea, come vi siete incontrati, come avete messo a punto questa rassegna? La nostra collaborazione nasce molti anni addietro, diciamo, e io mi sono sempre occupato di musica, io sono stato musicista, questa maglietta è testimone di una formazione anche più funky, no? più reggae, più da gruppo, ma poi con gli anni io mi sono specializzato un po', ho fatto un percorso di ricerca, mi sono laureato sulla musica minimalista, insomma sono andato un po' sempre più all'indietro, alle origini, ho fatto il mio percorso di ricerca personale. Alessandra, come architetto, anche lei ha seguito un suo percorso sui luoghi del rilassamento, diciamo così, mm-hmm. sui luoghi che fanno stare bene. Ecco, lei piace molto, è una persona che lavora molto sulla sensibilità di dove si poggiano gli oggetti, dei materiali che ci sono in un determinato ambiente che possono fare stare meglio o più a disagio una persona. Messe insieme queste due conoscenze hanno dato vita a questo progetto che abbiamo portato inizialmente in giro come allestimento sonoro e luminoso anche in forma di concerto dal vivo. Lei manipolava le immagini, io manipolavo i suoni e l'abbiamo portato in diversi paesi d'Europa e Stati Uniti, questo spettacolo. Poi ci siamo accorti che era sempre un po' incompleto, nel senso che uno spettacolo del genere è complesso, va curato, non c'erano i materiali adatti o i proiettori non erano quelli giusti, insomma c'era sempre qualcosa. Abbiamo capito che quel tipo di lavoro andava un po' studiato in uno spazio dedicato. Abbiamo provato a proporlo alle gallerie d'arte, perché la nostra intenzione era quello proprio di farne un'opera da esposizione, no? Con scarso successo, allora abbiamo detto apriamo noi una galleria, facciamo noi l'esperimento. Abbiamo trovato questo spazio che abbiamo un po' adattato e ancora negli anni cerchiamo di migliorare per ottimizzare, perché questo è un progetto che comunque andrà avanti, è come un piccolo figlio che va accudito e che va fatto crescere. Che va alimentato anche attraverso le relazioni con gli artisti provenienti da altre parti del mondo. Alcuni li vediamo appunto esporre nell'ambito di questa rassegna, però voi siete in contatto con tanti artisti, dislocati dal Sudafrica all'America, un po' davvero in tutto il mondo. Noi siamo artisti in primis, che le necessità hanno fatto sì che abbiamo voluto anche diventare un punto di alimentare questo flusso, no, di idee, e quindi contribuire a questo scambio con altri colleghi fornendo anche uno spazio, per cui Udine è diventata, almeno nei 5-6 anni di attività nella nostra galleria, per quel che ci riguarda, ha visto passare molti nostri colleghi con cui siamo diventati amici e con i quali abbiamo instaurato dei rapporti anche molto fertili, no? E per 5 anni abbiamo fatto delle mostre nella galleria ospitando appunto installazioni o allestimenti solo di suono, e poi dopo 5 anni ci è venuta questa idea di andare in città, che ci è stata anche un po' suggerita, devo dire, perché quando comunque andavamo a proporre a questo nostro spazio come luogo per allestimenti, ci dicevano però sì, quella galleria è comunque sempre uno spazio alla fine privato, dovreste andare fuori. E allora abbiamo ideato la prima edizione del Suono in Mostra, che è quella dell'altr'anno, di cui si vedono alcune immagini. E vediamo infatti alcune immagini di alcune location di questa prima edizione del Suono in Mostra. Abbiamo visto prima, anzi vediamo questi campanelli, li commentiamo perché sono forse l'installazione che è rimasta più impressa anche negli udinesi per quanto riguarda l'esposizione dello scorso anno. Questi campanelli sulla ringhiera di Piazza Libertà, in tanti andavano a suonarli, quindi era un'installazione condivisa proprio. Era un richiamo, sì, un omaggio al mezzo più ecologico di spostamento. La bicicletta. No? E poi anche un richiamo che faceva giocare i bambini, quindi si sentiva nella piazza ogni tanto questo din din mio. Erano tutti stati limati e accordati in maniera particolare in modo che suonassero un po' in forma più gradevole. E ecco qua vediamo per esempio l'inaugurazione, quando abbiamo dato inizio all'apertura di tutte le rassegne, questo per esempio è Spazio Ersetti,
E l'altro anno abbiamo proposto un modello che forse quest'anno abbiamo un po' modificato, nel senso che l'altro anno era per noi necessario far capire di cosa si trattava, perché anche quando andavamo a parlare, non so, faccio un esempio, a chi potesse essere un potenziale sponsor o chi potesse offrirci mm-hmm. uno spazio per questa installazione, parlavamo di installazioni sonore, ci guardavano un po' come dire, ma... E allora abbiamo fatto un accordo con il comune, con i civici musei, che ci hanno messo a disposizione gli atri dei musei, per cui luoghi che comunque hanno un'affluenza di pubblico. E questo ci permetteva di andare incontro al pubblico, nel senso, non sa che cos'è, però un giorno andando in biblioteca incappi in un suono. Cosa. No? E allora abbiamo cercato così di andare incontro al pubblico mettendo proprio queste installazioni nei luoghi già frequentati. C'era la biblioteca civica, c'era il museo etnografico, la casa Cavazzini, che comunque ha una sua mostra, e anche l'altro anno c'era la prima edizione di Paradoxa, c'era un altro museo che adesso non mi viene in mente perché sono pieno di siamo in pieno festival, per cui ho la testa totalmente assorbita da luoghi e persone. Però questo era l'istinto, insomma, andare un po' nei luoghi dove c'è già la gente che va, che frequenta, la ricerca di un po' di cultura. Io mi soffermerei, Antonio, anche sul termine installazione, perché noi lo usiamo quotidianamente come sinonimo di opera d'arte, ma l'installazione cos'è? Opera d'arte si può utilizzare per un quadro, per una statua. In questo caso si parla di installazione perché? Parlo di installazione, è un termine diventato di moda negli ultimi anni. Si parla di installazione perché non è l'opera d'arte in sé che viene esposta, ma è tutto l'ambiente che lo contiene. Quindi quando uno entra in uno spazio dove c'è un'installazione, ha un'esperienza da fare nello spazio, muovendosi all'interno magari o guardandola da più punti di vista. Non è solo un oggetto che potrebbe essere esposto in una galleria, in un museo, su una parete di una casa indifferentemente, ma l'involucro che contiene l'opera d'arte diventa a sua volta parte integrante dell'opera. In questo caso, cioè allestire, no? Quindi vuol dire non solo installare può essere installare una parabola, ma in questo caso, nel gergo così dell'arte contemporanea, ha assunto questa valenza di allestimento totale, quindi è tutto è esposto, diciamo, anche lo spazio che lo contiene. E quindi è un'esperienza quello di entrare all'interno di un'installazione, non è più solo un guardare, ma è anche proprio un muoversi, camminare all'interno e provare con più sensi possibile a percepire. Molte volte le installazioni si chiamano multimediali perché hanno vista, suono, materiali, possono essere anche gli stessi materiali di cui è fatta, più ruvido, più morbido, insomma, tutti i sensi vengono coinvolti, o più sensi possibili, più sensi allo stesso tempo vengono coinvolti. E anche tutte le dimensioni a 360 sì. gradi. Maurizio, vengo da te per qualche curiosità dal web. Sì, allora intanto partiamo con il sito proprio che riguarda questa rassegna, che è suonoinmostra.it. Prima di iniziare una rassegna che invece, per quello che riguarda le notizie di cronaca, non porta purtroppo notizie particolarmente piacevoli, perché partiamo con il nostro giro con l'Australia, con Melbourne, perché l'ISIS ha rivendicato l'attacco e la polizia ha dichiarato terrorismo. Quello che è successo ieri, un uomo ha preso in ostaggio una donna e ha ferito a morte un uomo, è stato poi ucciso dagli agenti speciali e tra l'altro il terrorista era già stato giudicato e assolto nel 2010, un rifugiato di origine somala di 29 anni. Altre tre persone erano state condannate per lo stesso fatto, allora scongiurato dalla polizia prima che accadesse. Qui forse c'è da dire che qualche lacuna sicuramente c'è stata, perché se viene scongiurato un pericolo e poi questa stessa persona qualche tempo dopo riesce nel suo intento, evidentemente poteva essere fermato in altro modo. Attentato a Londra invece, sono già state rilasciate senza accusa le 10 persone fermate, quindi tutti coloro che erano in stato di fermo nell'ambito dell'indagine sull'attacco di sabato sera sono stati rilasciati nella tarda serata di lunedì, e è stato rilasciato anche il 23enne arrestato nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato di Manchester, quindi si continua anche in questo caso, in questo senso, a brancolare un po' nel buio. Per quello che riguarda invece gli Stati Uniti, i media hanno dato informazioni
su hacker russi che sarebbero entrati nel sistema di voto, incerta l'influenza sull'esito delle elezioni, incriminata però un'impiegata del governo. Quindi queste continuano a trapelare anche queste informazioni sull'asse tra Russia e Stati Uniti. Torniamo in Italia invece per una notizia che riguarda la Camorra, sempre sul sito dell'ANSA. Un blitz della Polizia di Stato in combinato con la Guardia di Finanza, con oltre 20 arresti, operazione a Napoli, colpiti i clan di Lauro e Vinella Grassi. Un'operazione in cui sono stati coinvolti decine di agenti del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile, con i finanzieri che stanno eseguendo 20 ordinanze di custodia cautelare. Notizia della mattinata. E sempre in mattinata ha sgominato un traffico di marijuana tra Albania e Italia, 61 gli indagati. Grazie Maurizio per questo giro veloce di cronaca in Italia e nel mondo. Noi torniamo adesso nella nostra Udine, torniamo al Suono in Mostra, un'iniziativa che ci permette di visitare anche luoghi che generalmente sono chiusi al pubblico. Uno di questi luoghi sono le carceri del Castello. Raccontaci qualcosa, Antonio. Sì, infatti quest'anno abbiamo avuto, una volta spiegato di cosa si trattava, quest'anno abbiamo avuto più fortuna, nel senso che ci sono state aperte delle opportunità veramente preziose. E tra i luoghi della rassegna di quest'anno invece che vanno scoperti, diciamo, ci sono le prigioni sotto il castello di Udine e la Torre dell'Orologio, che sono proprio due gioielli in centro. Le carceri chiaramente sono di per sé un'esperienza forte, perché entrare all'interno di uno spazio chiuso senza finestre sotto il castello e cioè si sente, si percepisce quello che possono aver rappresentato, insomma, in certi periodi storici. E il nostro lavoro di curatori in questo caso è anche stato quello di decidere cosa mettere o che installazioni mettere in che luoghi. Cosa avete scelto in questo caso? In questo caso abbiamo scelto l'opera di un artista americano che è una vera autorità, una leggenda vivente. È una persona che è cresciuta con John Cage, con figure di primo piano delle avanguardie americane degli anni 60, e fa una musica molto molto potente, molto forte, monolitica, a volume, che va ascoltata a volume alto, piuttosto assordante, un'esperienza fisica anche oltre che acustica, e lì dentro ha particolare significato proprio per questo, perché anche il luogo in sé è un'esperienza fisica. E ovviamente c'è questo allestimento luminoso che ha fatto Alessandra e che è un po' un leitmotiv della rassegna, ecco, vediamo un po' i colori che rendono la visita ancora più immersiva. Ed è un'esperienza piuttosto forte, ecco. Noi si entra in gruppi di 5 persone alla volta, per cui bisogna andare su un castello e nell'atrio si viene introdotti all'interno dell'opera. Scendendo giù si può visitare invece la Torre dell'Orologio, dove poi forse magari vedremo qualcosa. E altri luoghi particolari che quest'anno si è confermato: il battistero del Duomo di Udine, che comunque ha un'acustica molto interessante, che è proprio stata sfruttata, c'è un riverbero lunghissimo, per cui c'è un'opera d'arte che sfrutta questa caratteristica. L'altro anno c'era Michele Spanghero, che è un artista di qua, molto 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 bravo. E all'università c'è sempre di Udine Giancarlo Toniuti, che ha fatto un allestimento nel vano delle scale del palazzo, che hanno un affresco, un trompe-l'oeil a soffitto molto particolare, che forse pochi conoscono, che merita una visita per quello e per l'allestimento che lo esalta, perché c'è questo scambio in tutto il festival, c'è questo scambio tra suono, tra ciò che si ascolta e ciò che si vede, cioè l'edificio chiaramente dà un lustro alla musica e la musica o suono che sia dà lustro all'edificio. Questo scambio è proprio su questo che si gioca la rassegna un po'. Questo l'altro anno per esempio era il tunnel antiaereo, il rifugio antiaereo sotto il castello. Quest'anno ce n'è un altro più piccolo, che è quello dei Giardini del Torso, di cui forse anche quello vediamo, riusciremo a vedere. Vediamo se dopo riusciamo a fare un salto anche ai Giardini del Torso. Intanto vedo che la nostra truppa esterna è quasi pronta per il collegamento al Giardino Ricasoli, tra poco andremo anche da loro in attesa di perfezionare il collegamento. Antonio, ricordiamo velocemente anche le altre location, che così. Le altre location, allora sì, Giardino Ricasoli, Battistero del Duomo, le due che abbiamo detto, poi abbiamo il Teatro San Giorgio, la saletta Cecco sopra il Teatro San Giorgio, dove c'è un'installazione di Francesco Giomi, che è il direttore di Tempo Reale, un centro di ricerca e produzione in Italia molto importante, che ha sede a Firenze.
Poi c'è naturalmente. In questo caso ci sono i rumori, il suono prodotto dai geyser come sottofondo? No, è una interpretazione, il suono è tutto di sintesi elettronica, okay. Però è il concetto del geyser che lui ha mantenuto. Quello che uno è lì e aspetta e sa che prima o poi vedrà questo sbuffo magnifico, però non sa ancora perché ogni volta è diverso, per cui è un'ispirazione, diciamo. Il suono è elettronico, è piuttosto a volume elevato anche quello, però è una bellissima installazione tutta buia che consiglio di andare a vedere. Poi c'è un altro gioiellino che è il chiostro delle Grazie, per esempio, a cui abbiamo affidato ad un'artista slovena. In questo caso abbiamo fatto un open call, cioè abbiamo fatto una chiamata agli artisti da tutto il mondo dicendo: abbiamo un pozzo, l'unico in città rimasto con la vista sull'acqua dove ci si può affacciare, metteremo un altoparlante nel fondo del pozzo e la gente affacciandosi potrà ascoltare qualche suono che ne viene fuori. Abbiamo fatto un concorso di idee, abbiamo selezionato questa ragazza slovena che tra l'altro non è neanche un musicista ma è una regista che ha fatto un progetto sui canti, sulle musiche cantate nei centri di raccolta dei rifugiati, queste canzoni che si portano dentro, le ha sparpagliate così a sorpresa in un'ora di silenzio. Ci sono all'interno misteriosamente nascoste queste canzoni che emergono dal pozzo, e questa è un'altra installazione che abbiamo fatto lì alle Grazie. È vicino alle Grazie, insomma abbastanza vicino, 200 metri a piedi, forse qualcosa di più, c'è il giardino Ricasoli. Vediamo che la nostra Valentina Bearzi assieme ad Alessandra Zucchi sono pronte per il collegamento, quindi a voi la linea. Sì, Angela, siamo ai giardini Ricasoli, appunto come hai detto tu, i giardini del Vescovo, conosciuti comunemente da noi udinesi, e siamo qua per scoprire un'altra delle installazioni del suono in mostra. Un'installazione molto particolare perché noi la stiamo sentendo, speriamo che anche voi possiate farlo da casa, perché è una sorta di invito, un gioco al visitatore o a chi appunto viene a passeggiare qui. Un invito alla scoperta. È un progetto di un artista sudafricano, James Webb, che porta avanti appunto questa opera artistica in cui trasferisce il richiamo di un uccello dal suo ambiente naturale in un altro. Ecco che allora qui a Udine, nel giardino Ricasoli, possiamo sentire questo richiamo del cacatua gangang che viene dall'Australia. L'uccello è simbolo di libertà, di migrazione, di volo e di insediamento in un territorio non nostro, quindi questo apre la porta a varie riflessioni, cosa che ci è successa in questo festival. Con molto piacere abbiamo scoperto nuovi posti, abbiamo scoperto che appunto dove si è insediato questo uccellino, su un albero secolare che la città ha nel suo giardino. Adesso io non vi dico quale, perché dovrete andare, però andare voi seguendo il canto a scoprire qual è l'albero che ha questa installazione. Quindi entrando nel giardino si ascolterà questo suono, che è appunto il suono di un uccello che non fa parte dei suoni a cui siamo abituati, esatto. Quindi è un po' straniante come idea, e poi si va a scoprire con un gioco dove è stato collocato questo uccellino. Il uccellino potrebbe essere più di uno. Inizialmente avevamo pensato di insediare questo canto in più giardini della città, per esempio, e cominciamo dal Ricasoli. Allora noi ci spostiamo, Angela, velocemente per andare a farvi scoprire altre installazioni sonore prima che appunto la trasmissione si concluda, quindi andiamo via di corsa. Grazie Valentina anche per questo collegamento. Chissà se abbiamo svelato magari qualche dubbio, abbiamo risolto qualche dubbio a qualche udinese che in questi giorni passeggiando in giardino ha sentito appunto un suono non abituale. Allora adesso ci fermiamo per un attimo di pubblicità, così diamo il tempo anche alla nostra troupe esterna di spostarsi, e poi rientriamo di nuovo in studio per continuare a parlare del suono in mostra tra poco.
E siamo di nuovo in diretta per quest'ultima parte di Buongiorno Friuli. Oggi parliamo del suono in mostra, delle nuove installazioni che fino all'11 giugno, se non sbaglio, giusto Antonio? Sì. Saranno visibili e visitabili in città. Tra poco andremo con la nostra Valentina Bearzi, con la nostra troupe esterna nella Torre dell'Orologio. Prima però da Maurizio Ferrari per qualche curiosità che ci arriva dal web a proposito di Sound Art. Esatto, a proposito di Sound Art, c'è una mostra in quella di Roma fatta coi suoni della natura cilena, Otro Sonidos, Otro Paisajes, che parla appunto di quelli che sono i suoni del Cile, dal deserto di Atacama alla Patagonia. Al Museo d'Arte Contemporanea di Roma fino all'11 giugno ha in esposizione i lavori di 5 sound artist cileni che regalano al pubblico la loro terra attraverso la commistione di diverse forme d'arte. Al di là dei paesaggi visivi, che sono sicuramente già decisamente piacevoli, c'è però l'aspetto appunto del suono. Sono state catturate l'impronta acustica del deserto di Atacama come luogo di sospensione tra passato e futuro, ma anche il rumore del fiume Mapocho, il cui sgocciolio rappresenta il suono dello scorrere del tempo. E poi c'è anche un'installazione sonora costruita secondo i principi dell'arpa eolica, il suono della voce come connessione tra l'uomo e il territorio, e anche un'opera interattiva con una cartografia sonora della penisola antartica. Insomma, c'è veramente tanto da apprendere. Grazie all'arte, si scrive, il suono diventa un vero e proprio linguaggio, un mezzo espressivo in grado di mettere in discussione la sua vecchia definizione che gli conferiva dignità solo in ambito musicologico, un aspetto di questo articolo che abbiamo già trattato in questa mattina. E che effettivamente, insomma, dimostra la veridicità anche in questa mostra. In questo caso sono i suoni della natura protagonisti, ma quando si parla di sound art si fa riferimento a tutta la musica, a tutti i suoni. Prima Alessandra Zucchi aveva accennato alle onde musicali, rispiegaci bene, sì, Antonio, di cosa si tratta. Le onde sinusoidali, è un termine tecnico, insomma, che chi è nell'ambiente dell'elettronica conosce. Chiaramente non è un termine di facile interpretazione, ma diciamo che è un suono elettronico, diciamo che è generato al computer, ecco, invece di essere un qualcosa di registrato tramite un microfono, è qualcosa che il computer produce. Si può anche fare un esempio: quando c'era nelle vecchie televisioni quel monoscopio rotondo che faceva quel fischio, no? Quella è un'onda sinusoidale, quindi un suono molto povero, però diciamo che è come un colore puro. Un quadro tutto rosso può essere noioso, ma se combinato in un certo modo, oppure i suoni si sommano e sono più di uno, si può costruire una partitura, insomma, una partitura di suoni, anche con degli elementi molto semplici. Per cui sì, parlare di onde sinusoidali forse è un po' troppo, è pretendere troppo, però come dicevi tu, c'è chi lavora con le registrazioni sul campo, quindi si dota di microfoni e riproduce o ricombina o compone, perché comporre vuol dire semplicemente mettere assieme, no? Disporre all'interno della durata di un pezzo. Può comporre con materiali registrati, può comporre con dei materiali prodotti attraverso strumenti musicali, può produrre con materiali prodotti elettronicamente, perché ormai si fa in digitale, si fa praticamente tutto. Io faccio parte di quest'ultima categoria. Quello che faccio sono musiche astratte, cioè non hanno una forma riconoscibile secondo la forma della canzone o comunque quella dell'intrattenimento, hanno un altro tipo di struttura, che sono come nei quadri astratti, come un Mondrian, che faceva righe, quadrati, colori. Anche nella musica esiste lo stesso concetto, ecco, si può fare una musica figurativa, si può fare una musica astratta. C'è un museo, una location, un luogo di riferimento nel mondo per la sound art? Adesso stanno facendo veramente sempre più mostre. Una di queste era un luogo di riferimento, è stato fino a qualche anno fa la Diapason Gallery, che era questa galleria di New York, il cui direttore, Michael Schumacher, è stato padrino all'inaugurazione di Spazio Erceti nel 2011 ed è stato anche invitato nella prima edizione del Suono in Mostra. Poi la galleria Diapason ha chiuso per difficoltà economica, anche perché il suono è difficile da vendere. È vero che oggi come oggi si vende di tutto, no? Anche l'arte concettuale, anche un'arte che...
Però in questo settore chiaramente molti artisti sono un po' pionieri e poi il mercato è una cosa, l'arte spesso è un'altra, per cui ha fatto comunque diversi 10 anni di attività, ha ospitato veramente artisti molto, molto importanti ed è stato veramente un punto di riferimento. Adesso anche il Maxi qualche anno fa aveva fatto delle mostre svuotando completamente tutto il museo e facendo 4-5 installazioni, perché chiaramente il suono permea tutto lo spazio, quindi non si può mettere una parete. E parla proprio di sito geoacustico, l'installazione di Giancarlo Toniuti, ne avevamo parlato prima a Palazzo Garzolini di Toppo Wasserman, una appunto delle 9 installazioni presenti nell'ambito dell'edizione di quest'anno del suono in mostra. Valentina Bearzi sta salendo la Torre del Castello, se non sbaglio, stanno predisponendo tutto quello che ci serve appunto per il collegamento. Tra poco andremo da loro. Io ti chiedo, Antonio, solo un flash, così ci anticipi un attimino quello che vedremo alla Torre dell'Orologio. Sì, lo anticipo anche perché vedo che, da quel che vedo, ci vorrà ancora qualche minuto per l'accensione. E per la Torre dell'Orologio, un luogo così meraviglioso, perché comunque c'è l'orologio sopra che ha una sua presenza acustica molto molto affascinante, perché la meccanica e quando si ricarica i pesi di granito, che è veramente una cosa favolosa, abbiamo fatto un'opera un po' più didascalica, abbiamo cercato tra gli artisti qualcuno che avesse familiarità col mondo delle antiche torri degli orologi e abbiamo trovato quest'artista canadese che vive in California, che ha anche un progetto in Islanda, che si chiama Anna Fritz, che aveva già fatto dei lavori precedentemente con le torri degli orologi, per cui ha fatto una installazione sonora su più livelli con diversi altoparlanti che ripropongono in forma scomposta, diciamo, all'interno dello spazio i suoni del tempo, che possono essere registrazioni di antichi orologi meccanici che lei aveva trovato in famiglia perché suo papà era un collezionista, fino a un concetto un po' più moderno e più astratto anche questo, che è quello del tempo atomico, cioè un concetto del tempo molto attuale, perché una volta si misurava in ore, no? L'uomo, sono le 9, tutto. Adesso invece si misura sulla velocità di oscillazione di un atomo e il riferimento internazionale è il secondo, non più l'ora, e questo secondo è calcolato con una precisione infallibile. Questa ragazza ha messo insieme questi materiali, quindi c'è sia del materiale elettronico sul tempo moderno che registrazioni d'ambiente, e le ha sparpagliate all'interno di questa struttura. E allora andiamo da Valentina Bearzi e Alessandra Zucchi, le vedo un po' colorate di rosso, non è il nostro Fabio Di Bernardo che ha sbagliato i filtri, ma probabilmente anche l'aspetto colore, l'elemento colore ha un ruolo importante in questa installazione. A voi Valentina. Sì, Angela, siamo all'interno della Torre dell'Orologio, veramente una grande fortuna oggi di scoprire uno dei luoghi più antichi, più caratteristici della nostra città, con una veste, come hai detto tu, particolare, sembra rosso ma è un po' ondeggiante fra il rosso e il fucsia, c'è questo colore particolare magenta, dice Alessandra, e c'è appunto l'installazione sonora che voi avete già descritto, una sensazione davvero particolare. Sì, per ogni posto del festival abbiamo quest'anno una fortissima interazione con l'architettura e quindi è stata necessaria una scelta dell'artista giusto, specifico per ogni posto e anche dell'arredo luminoso, diciamo, dell'installazione visiva in un certo senso, e quindi già questi posti, così come le carceri, visitarli costituisce un'esperienza unica. Forte, unica, e in più vengono reinterpretate dai suoni e dalle luci create ad hoc per ogni posto. Angela, spero che si riesca a sentire l'installazione sonora, quest'opera d'arte sonora che davvero ricorda il rintocco di un orologio, però un rintocco diverso rispetto a quelli che ci aspetteremmo di fronte a un orologio così antico. Sì, che fra l'altro questo orologio antico lassù, allo scadere di ogni ora, ha un meccanismo che continua ad andare da anni e anni ed fa di per sé un suono con il quale l'artista ha interagito.
E sono tutti suoni di orologi di vario tipo, che forse l'avete già detto, sono vecchi orologi, i segnali degli orologi del tempo atomico, ecco. Sono delle installazioni molto particolari queste Angela, davvero ci permettono di scoprire dei luoghi della città antichi in una veste differente. Ricordiamo quando è aperta la mostra, l'avranno fatto sicuramente anche da studio, ma è bene ribadirlo anche perché bisogna un attimo pianificare la visita. Sì, riapre, quasi tutti i posti riaprono da giovedì prossimo a domenica 11 di pomeriggio dalle 3 alle 7. Alcuni posti come i giardini Ricasoli e il giardino del Torso, dove andremo fra poco, sono aperti anche di mattina. Di mattina è aperto anche il chiostro della Beata Vergine delle Grazie. Se incappate nei libricini c'è tutto il programma scritto e potete seguirlo, sì, con la mappa. Angela, facciamo una ulteriore corsa, vediamo se ce la facciamo. Non promettiamo di riuscire a portarvi anche ai giardini del Torso. Intanto vi mandiamo un saluto dalla Torre dell'Orologio di Piazza Libertà. Valentina, infatti che con i tempi non ci siamo, non riusciamo a vedere anche l'installazione dei giardini del Torso, magari ne parliamo con il nostro ospite. Valentina, io direi rimanete lì, vediamo cosa accade quando sono le 9, quando i mori battono le 9, i 9 rintocchi. Dai, rimaniamo lì, rimanete lì e così vediamo live cosa accade quando... Rimaniamo qua. Il suono dell'orologio di Piazza Libertà interagisce con i suoni previsti dall'artista che ha messo a punto questa installazione. Ai giardini del Torso, Antonio, cosa troviamo? C'è un piccolo rifugio antiaereo, anche lì, un po' più piccolo di quello di Piazza Primo Maggio, recentemente restaurato, in ottimo stato. E lì abbiamo fatto un'operazione anche che ci permette di, oltre che offrire uno spettacolo di suono e di immersione all'interno di questo tunnel, che comunque si scende sottoterra, anche lì ha un po' un effetto... intanto è fresco, per cui nelle giornate di calura può anche dare questo sollievo. Però oltre a offrire questa esperienza di suono e colori, abbiamo anche capito che tramite questo festival possiamo veicolare delle informazioni interessanti. Ad esempio, questa artista norvegese ha svolto 2 mesi di residenza artistica, cioè è stata invitata a lavorare nel Global Seed Vault. Il Global Seed Vault è la banca delle sementi mondiale, nel senso che ci sono colture che sono fondamentali per la sopravvivenza della vita sulla Terra e queste sono, diciamo, le principali colture di cui viviamo: il mais, frumento, barbabietola, tutte queste colture chiaramente sono tipiche per ogni paese ha una sua piccola banca per preservare queste forme di vita. E questa che hanno costruito in Norvegia con i finanziamenti delle più grosse fondazioni mondiali è la banca delle banche, cioè in questa banca esiste una copia, un sacchetto di semi per ogni cultura principale del pianeta. Quest'anno abbiamo anche scoperto che per la prima volta è stato richiesto un campione in restituzione proprio perché in Siria, per causa della guerra, era stata sterminata una specie di una cultura. Per cui questa ragazza è andata là, ha fatto 2 mesi di registrazioni in queste strutture che sono dei bunker sotto il permafrost nelle terre abitate più a nord del pianeta, che sono queste isole Svalbard. E chiaramente lei ha lavorato da sound artist, quindi ha messo dei microfoni sugli impianti di aerazione, sulle macchine elettroniche che magari mantengono la temperatura, quindi è chiaro che non si sente il suono dei semi, ma si sentono i suoni che lei ha elaborato all'interno di questa struttura, che però ci permette di parlarne attraverso questo allestimento. Abbiamo fatto questa trasposizione da un bunker nell'estremo nord che serve per preservare la vita sulla Terra a un bunker che nel passato è servito per salvare probabilmente le vite umane di chi si rifugiava dai bombardamenti. Per cui anche questa operazione ci è parso importante sottolineare di un festival che non è solo esperienza estetica oppure l'offrire qualcosa, ma è anche l'opportunità di parlare magari dei temi che possono essere interessanti. Noi non lo sapevamo di questa esistenza, certo, adesso siamo... di conoscere delle ecco realtà... Il suono dell'orologio. Sento il suono dell'orologio. Sentivamo in sottofondo il ticchettino
io dell'orologio, mentre il nostro Francesco Snidero ci sta mostrando anche le immagini di questo meccanismo che governa l'orologio della torre di Piazza Libertà. Tra l'altro ristrutturato, mi pare, pochi anni fa. È stato completamente rimesso a nuovo e risistemato. So che c'è stato anche un piccolo intervento, perché una volta, quando i pesi esaurivano la corsa, bisognava andare lì e ritirarli su a mano. Invece adesso l'unica forse miglioria, hanno messo un martinetto, un motorino, che quando arrivano fino alla corsa vengono ritirati su. Quindi è meccanico, è elettrico, ecco, il processo, altrimenti era tutto manuale fino a poco tempo fa. Maurizio, in attesa delle 9, così sentiamo live i mori che battono, i 9 rintocchi, possiamo dare qualche flash sugli appuntamenti di oggi su Udinese TV? Adesso la stagione dell'Udinese è finita, sono tutti in vacanza, l'attività è ferma, tranne noi. Beh, insomma, tu la scorsa settimana eri in vacanza, però. Okay. No, allora, dopo la parentesi a Milano, effettivamente sono riuscito a staccare qualche giorno, però adesso siamo tornati in onda. Ieri abbiamo fatto la puntata di Udinese Tonight, quest'oggi saremo ovviamente live come al solito con la nostra finestra di informazione, che tra l'altro anche un attimino cambiato il suo target. Diamo un'anticipazione all'inizio TG di quelli che sono gli approfondimenti sportivi che trattiamo nella seconda parte del nostro TG alle 19. Magari più che ricordare gli appuntamenti di oggi, che sono sì importanti, vogliamo ricordare ancora una volta l'appuntamento di domenica, visto che stiamo chiamando a raccolta i tifosi per l'appuntamento contro Liechtenstein nella nostra Italia. Ieri la nazionale ha annunciato circa 15.000 biglietti venduti, ce ne sono quindi ancora in vendita. Vi invitiamo ovviamente a avere un grande sostegno per i colori azzurri. E a proposito di scansione del tempo, la regia ha messo in onda questa notizia che non riguarda la nazionale italiana, ma riguarda comunque l'Italia Under 20, di cui ho parlato prima, che è stata grande protagonista, anche se, come sottolinea la Gazzetta, non sempre poi i protagonisti Under 20 riescono ad approdare nel calcio dei grandi. I protagonisti del Mondiale 2009, solo 2 sono arrivati in Serie A. Speriamo che magari nel novero di quelli che sono invece i ragazzi che fanno parte di questa fortunata spedizione ci sia qualcuno che possa arrivare alla nazionale maggiore. Tra l'altro, motivo per cui vi invitiamo a seguire anche la nazionale maggiore, la presenza di Simone Scuffet, per cui speriamo di dare veramente un grande boato all'annuncio quantomeno delle formazioni, visto che se ha giocato contro San Marino da titolare la sua prima gara in selezione, tra l'altro proprio anche a ridosso del suo compleanno, ci appare un po' difficile che gli vengano lasciati gradi da titolare nella sfida con Liechtenstein, però, certo. Però dai, solo il fatto di essere nella sua Udine con la maglia della nazionale, direi che è un bellissimo momento per Simone, siamo contenti per lui. Una bella soddisfazione un po' anche per tutti noi, perché un portiere friulano alla guida, a difendere la porta della nazionale, sicuramente motivo di orgoglio. Siamo vicini alle 9, quindi siamo prossimi alle 9. Quindi io tornerei da Valentina e da Alessandra per vedere se riescono a dirci qualcosa. Le vedo un po' perplesse, però facciamoci spiegare bene da loro quello che sta accadendo. A voi Valentina. Siamo perplesse cara Angela, perché nonostante siano le 8:58 l'orologio ha già suonato, quindi dobbiamo segnalare al comune che questa complicatissima macchina che state vedendo va tarata nuovamente, perché mentre eravate in collegamento voi, attenzione che suona di nuovo, che si muove ancora qualcosina, ma mentre eravate in collegamento voi e Maurizio ci stava raccontando le ultime novità, abbiamo appunto potuto immortalare con la camera, e noi l'abbiamo visto in prima persona, il rintocco delle 9, quindi purtroppo è già andato, le 9 sono già scattate, ma il luogo rimane comunque bellissimo e vi invitiamo a partecipare a questo festival, proprio magari alla scadere dell'ora, che così potete vedere il meccanismo funzionante. Sì, è aperto di pomeriggio, chiaramente alle 9 di mattina non sarà possibile, vedremo alle 16, alle 17 di giovedì prossimo.
È un luogo davvero, davvero magico, Angela, davvero ci sembra di ritornare indietro nel tempo. Ci sono dei meccanismi particolari probabilmente per muovere i mori, per appunto scandire il rintocco, come dicevi tu prima. E quindi davvero un'occasione unica per visitare un posto che anche io, che sono udinese, non avevo ancora mai visto. Quindi ecco qua, vediamo che si muovono di nuovo i meccanismi. Proviamo a vedere se riusciamo a mostrarvi qualcosa. Si stanno muovendo i meccanismi, si sente anche il suono del rintocco. Ecco qua, riusciamo a darvi in diretta il movimento di questo meccanismo così, così complesso. E con questo direi che vi salutiamo, Angela, perché il nostro tempo ormai è scaduto, quindi vi rinnoviamo l'invito a visitare queste installazioni. Una buona giornata a tutti voi, grazie Alessandro. Grazie a voi, grazie, un saluto. Grazie a Valentina Bearzi, alla sua ospite, a Fabio Di Bernardo, che ci ha mostrato le immagini di questo orologio che, come ci ricordava Antonio Della Marina, è un Solari di Pesaris, quindi è un orologio davvero storico. Forse qualche rintocco l'abbiamo sentito anche noi in studio, quindi dovremmo capire bene come funziona questo orologio, se è davvero in orario oppure no. Lo scopriremo, così come scopriremo anche le nuove installazioni del Suono in Mostra. Vi abbiamo dato qualche flash questa mattina, adesso insomma se vorrete sono lì ad aspettarvi. Grazie ad Antonio Della Marina per essere stato con noi oggi, grazie ancora. A voi, grazie a voi. Grazie anche a Maurizio Ferrari. Maurizio, ci rivediamo nei prossimi giorni. Ovviamente, buon proseguimento di giornata. Grazie anche a Francesco Snidero e Emanuele Sergi in regia, a tutti voi, e ci rivediamo domani alle 7 per una nuova mattinata in nostra compagnia. Buona giornata a tutti.